Con l'archivio storico oggi ricordiamo un drammatico episodio di cronaca che è accaduto proprio 33 anni fa. Era infatti l'11 di aprile del 1991 quando a largo di Arenzano un'esplosione improvvisa sulla petroliera Raven determinò un incendio del combustibile che era contenuto all'interno della nave. L'incidente, forse dovuto al malfunzionamento di una pompa, venne intorno alle 12:30 durante un'operazione di travaso del greggio dalla stiva 1 che si trovava a prua a quella 3 che era al centro dell'imbarcazione, fece saltare 100 metri di coperta della parte prodiera che poi in seguito, indebolita dalle esplosioni, si staccò dal resto dello scafo adagiandosi poi lentamente a quasi 500 metri di profondità. In questo incidente morirono il comandante e 4 membri dell'equipaggio, ma la cosa più inquietante è che accadde a sole pochissime ore di distanza da un'altra grande tragedia del mare, perché la sera prima nel porto di Livorno c'era stata una collisione tra il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo che aveva determinato purtroppo la morte di 140 persone. Quello dell'Aven con 90.000 tonnellate di petrolio greggio bruciate fu il più grave disastro ecologico, lo è tuttora, del Mar Mediterraneo. Ovviamente nell'archivio storico ci sono tantissime pillole, tantissimi servizi che riguardano questo episodio che il Primo Canale seguì in diretta. Vediamo adesso un breve estratto. Siamo a bordo di un elicottero dell'Eli Liguria col comandante Emiliano Poggi, ci stiamo dirigendo verso il punto dove tra qualche istante le immagini ci mostreranno quello che rimane della nave Aven, la nave cipriota che ieri alle 12:35 ha lanciato il Mayday a seguito di un'esplosione. Come vedete ancora altissima la nuvola di fumo nero, la nave, le immagini ce lo stanno mostrando, è inclinata sul fianco, sta lentamente affondando, immagini spettacolari, significative, vedete tutto intorno anche battelli di soccorso, battelli che stanno ora operando per evitare il possibile pericolo di inquinamento. Ecco, chiarissime le immagini, la nave che si è inabissata di prua, è possibile scorgere la poppa, la ciminiera, il timone e ancora le fiamme che in parte stanno ulteriormente bruciando quel che rimane della Aven. Stiamo ora osservando l'altra fiancata dell'Aven. Come vedete la prua ormai è immersa e lentamente la nave cipriota si sta inabissando. Ricordiamo che nelle cisterne della petroliera ci sono ancora oltre 100.000 tonnellate di greggio. Ecco dunque, questa era soltanto una delle tantissime pillole, tantissimi contributi che potete trovare su questa tragedia nel nostro sito. Nell'archivio storico c'è proprio un'intera parte dedicata al disastro dell'Aven che, come dico sempre, potete trovare facilmente cliccando sul banner presente sia sulla home page primocanale.it che sulla nostra applicazione.